Appassionati di calcio a 5, ben trovati, è la 14ª puntata di Mondo Futsal. Vi parleremo di Serie B e di tanti campionati, come sempre, con i nostri servizi e approfondimenti. Tra poco, dopo la sigla. Ci concentriamo a partire dalla Serie B, visto che la Serie A è ferma per l'impegno della nazionale e negli europei in Serbia. Dunque ci concentriamo sulla Serie Cadetta e sull'1-1 conseguito dalla Virtus Fondi nella gara contro il Lido di Ostia. Nel prossimo turno la compagine rosso-blu rende la visita all'Ardenza Ciampino, seconda forza del campionato, reduce dalla sconfitta sul terreno della brillante Roma. Ma andiamo a vedere la classifica. Al comando c'è la Capitolina Marconi a quota 35, Ardenza Ciampino 29, Polisportiva Ferdi Eboli 27 e poi Orte 25 insieme al Lido di Ostia, 24 punti per Palombara, 22 per Isernia e 19 per Virtus Fondi. Seguono Brillante Torrino 17, Saviano 12, Alma Salerno 10, chiude Campobasso a quota 6. Ma grazie alle immagini fornite da Fondi Sale realizzate da Luca Figuccio andiamo a vedere com'è andata questo pareggio tra Virtus Fondi e Lido di Ostia.
Per quanto riguarda la Serie C1, un bel 5-2 in trasferta per l'Atletico Anzio Lavinio sul campo del Savio. Ennesima sconfitta invece per la Eagles Aprilia, travolta 8-0 dal progetto Futsal. Questa la situazione di classifica. In testa AM Ferentino 40, Mirafin 38, Gymnastic Studio Fondi 36 e poi Vigor per Conti 30, Savio 27, Albano 25 insieme a Città di Paliano, 24 punti per Rocca di Papa, 23 per progetto Futsal, 17 per Velletri, 16 per Atletico Anzio Lavinio e Virtus Fenice, 13 per Gavignano, ancora 0 punti la Eagles Aprilia. E come di consueto dedichiamo un'ampia panoramica alla Serie C2, partendo dal girone B e dalla brutta sconfitta conseguita dalla Vigor Cisterna sul terreno dello Spinaceto 70. Finisce 4-1 per i romani. Gli uomini di Angeletti nella prossima gara affronteranno la Roma Calcio a 5. Vediamo la classifica di questo raggruppamento. In testa Nord-Ovest a quota 45, Sporting Città di Fiumicino 40, Fortitudo Pomezia al 34 e poi Spinaceto 29, Vigor Cisterna e Tor Tereste 26, Onei 23, Fiumicino 1926 a quota 22, La Pisana 21, Generazione Calcetto 20, Sporting Club Marconi 18, Virtus Ostia 12, Eur Futsal 10, chiude la Roma Calcio a 5 a 6 punti. Per quanto riguarda invece il girone C, lascia tanto amaro in bocca la sconfitta dello United Aprilia in casa con la Virtus Aniene. Spuntano gli ospiti col punteggio di 5-3. Ora la formazione di Mister De Angelis andrà a fare visita al fanalino di coda Airone. Vediamo la classifica. In testa c'è Città di Colleferro a 41, a una lunghezza la Virtus Aniene, poi a 34 punti Forte Colleferro, 32 Real Ciampino, 30 History Roma e United Aprilia, Città di Ciampino 29, Penta Pomezia 27, Atletico Genzano 20 e poi Atletico Marino 15, Sporting Club Palestrina 13, Virtus Divino Amore 12, Pavona 10, Airone a quota 3. La nostra redazione non poteva mancare anche a questo interessante appuntamento, la sfida tra United Aprilia e Virtus Aniene. Andiamo dunque a vedere com'è andata. Diciassettesima giornata del campionato di Serie C2, Girone C, ed è un big match qui alla Pala Rosselli. Lo United Aprilia ospita la seconda della classe, ovvero la Virtus Aniene. Arriva il fischio, partiti Pignatiello, il testo dibattuto, poi ancora Pignatiello, la respinta da parte di Spaziani, poi Gallieti. Rocchi intanto prova a proteggere la sfera, pallone per Chilelli e palla in rete, stilettata di Chilelli. 1-0 Virtus. Gallieti, il destro, la parata da parte di Spaziani, calcio d'angolo. Galloppi carica il destro, la deviazione, poi arriva il destro di Santonico, viene fermato, poi De Marco per Serpietri, miracolo di Spaziani, break della Aprilia con De Marco, il destro, poi arriva il tap-in vincente di Andreoli, pari United. Rimessa Virtus, Chilelli, pallone che arriva a Galloppi, gran diagonale al volo, palla fuori di poco, arriva Rocchi, ma il tiro se lo prende Galloppi che mette dentro il nuovo vantaggio Virtus, 2-1. Trobbiani, pallone per Bernoni, arriva il pari, Pignatiello, pallone che arriva a Rocchi, il sinistro contrato, poi ci riprova ancora Rocchi e stavolta va a segno. Dopo due tentativi arriva la rete di Daniele Rocchi. Parte Chilelli, poi la combinazione con Giberti e palla in rete per il 4-2 della Virtus. Sulla sfera Galloppi, ancora Chilelli, la deviazione, poi c'è il palo, De Marco, per riaprire il match, Gallieti contro Spaziani, Gallieti, palla in rete, Spaziani,
Santia, prova lui e palla in rete. Arriva la quinta marcatura virtussina, 5-3, termina l'incontro, la Virtus Aniene vince 5-3 sul campo dello United. E adesso il girone D continua la bagarre. In questo raggruppamento c'è la vittoria della capolista FC Cisterna, che fatica più del dovuto a domare il Città di Minturno Marina. Tengono il passo la Visfondi, che regola il Real Terracina, e lo Sporting Giovani Risorse, che si impone sul difficile campo della Connect. Esploa esterno dello Sport Country Gaeta, vittorioso sul parquet del Minturno, così come Corsara, la DLF Formia, sul terreno della Fortitudo Terracina. 3 punti anche per le due squadre ciociare, il Futsal Ceccano doma il Real Podgora 5-2 e l'Atletico Alatri supera il Paralino di Coda Isola Liri nel derby. La classifica: Cisterna FC a 35, Visfondi 34, Sporting Giovani Risorse 33, Minturno 31. Lo Sport Country Club segue a 29, 27 punti per il DLF, 25 per il Futsal Ceccano. L'Atletico Alatri è a 24 insieme alla Connect, il Real Podgora a 23, il Città di Minturno Marina 17, Real Terracina 12, Fortitudo Terracina 10, chiude l'Isola Liri a 4 punti.
È il momento della Serie D, del girone unico che vede al comando ancora la Virtus Latina Scalo, che riesce ad avere la meglio su un'ostica e motivata Accademia Sport. Tiene testa l'Atletico Sperlonga, vittorioso sul Città di Pontinia, mentre frena la Polisportiva Stella, fermata sul pari dal Real Fondi. Vince il Montilepini sul campo delle Forna Ponza ed è corsara anche lo Sporting Terracina ai danni del Maranola. 3 punti poi per Formia 1905 sul Golfo Spinei e per il Flora 92 che strapazza lo United Latina, 8-1 il punteggio finale. Dunque la Virtus Latina Scalo è a quota 48 saldamente in testa, segue l'Atletico Sperlonga 37, lo Stella 36 e poi un autentico divario con Montilepini 28, Sporting Terracina 27, Formia 1905 a 25 punti, lo United Latina a 24, 23 per il Real Fondi, l'Accademia Sport è fermo a quota 22 e quindi il Flora 92 a 21, Faiti e Golfo Spinei 18, Città di Pontinia 16, Marina Maranola 14, Atletico Rocca Massima 12, 10 punti per le Forna Mare. Termina dunque anche la 14ª puntata di Mondo Futsal. Vi invitiamo a seguirci, a continuare a seguirci quotidianamente attraverso il sito mondofutsal.net e con le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. Ringraziamento a quanti hanno collaborato, in primis per la regia Marco Dell'Orco, ringraziamento a voi che continuate a seguirci. Numerosi appuntamento alla prossima puntata.